Ciao a tutti e benvenuti a questo audio test numero 19. Siamo ancora in Italia e il brand di cui vi voglio parlare è Officina Elettrica, dove spicca bene in grande Made in Italy. E allora, questo pedale che ho in mano, questa volta ce l'ho in mano perché ne ho due, quindi uno è a terra, che è questo, e uno è questo che ho in mano, è una cosa che mi ha stupito. Un mio carissimo amico Marco Mangiacavalli, che spesso mi segnala, abbiamo dei feedback di sulle novità, no? Mi segnala delle cose nuove, mi manda un link una mattina e io vado sul sito a vedere questo Stone Pump Brown e mi ha incuriosito, così ho voluto provarlo. Poi alla fine, tanto per dirvi subito come è andata a finire, ne ho presi due. Ma qual è la caratteristica di questo pedalino? È che questo sembra un pedalino, ma in realtà è un amplificatore a 30 watt a transistor. Quindi ovviamente quando io l'ho visto ho detto, beh vabbè dai, 30 watt, cosa vuoi che abbia di volume, cosa vuoi che abbia di suono? Ho voluto provarlo, poi in effetti mi ha capottato, come si usa dire. Perché cos'è partita nella mia testa? Ma cavolo, ma se quel bagaglino lì suona bene, significa che io me lo metto nella custodia della chitarra e ovunque io vada, se trovo una cassa, ho il suono che mi sono fatta a casa. Visto che ho la multipedal della Jam, se io metto quella e questo nella custodia della mia chitarra, ovunque arrivo il suono che pare a me se trovo la cassa. Ovviamente è molto facile trovare una cassa perché qua c'è l'uscita a cassa. E sono partito di triamplificazione, allora in modo molto semplice io finalmente con la mia pedaliera posso farmi una triamp. Come? Posso prenderne tre, tanto costano veramente poco, con grande rispetto per il denaro, poco rispetto a quello al suono che si ottiene, capito? Non stiamo parlando di cose che costano pochissimo, però rispetto a quello che fanno il costo è molto basso, il rapporto qualità prezzo è altissimo. Voglio dire, se ne mette tre, uno si fa la triamp e sono tre suoni uguali. Oppure ne prendo, uso le mie testate come suono main, esco, vado negli effetti e vado in due di questi perché sono due amplificatori molto trasparenti, se li regolo in modo trasparente. Oppure che cosa posso fare? Potrei anche ipotizzare di farmi un sistema stereo con i miei pedali, alla fine vado in questi due e ciao. Oppure posso utilizzarlo proprio come se fosse un ampli, perché io ho l'input, ho il send e il return e ho l'uscita e quindi posso mettere qui, dopo vi faccio sentire al volo un tipo di applicazione. Il dubbio era ma come suonano, che volume hanno, e quindi adesso vi faccio sentire un po' di cose. Questa volta il routing è molto semplice, perché questa è una chitarra, la volta scorsa abbiamo usato delle Strato, ancora questa è una Strato made in Italy, me l'ha costruita un liutaio, un mio caro amico che si chiama Carlo Pierini, è anche stata la copertina di professione chitarrista, quindi la mia chitarra da tantissimi anni. Esco con un cavo anch'esso italiano, Soling Solutions, vado, eccoci qua, vado dentro al pedale e questo è il cavo della cassa. Quindi più facile di così, questo è l'amplificatore. Allora sentiamo un attimo il tipo di questo amplificatore. Allora il volume, io non ho toccato la regolazione del guadagno dei microfoni rispetto agli ultimi a tutti gli audio test. Quella è una cosa che io non tocco, perché sono di là, sono fissi con i pre. Quindi sto usando parecchio volume, perché è lo stesso volume che usavo prima con la testata Brunetti, la Custom Work, che è testata a valvole. Quindi siamo abbastanza alti, ok? Qui purtroppo non lo potete capire, ma io sento che di là siamo alti. E quindi questa è una regolazione che reputerei un suono clean, molto così informale. Che questo è molto adatto se voglio usare anche degli altri pedali da metterci prima, come proprio se questo fosse un ampli. Però posso andare vicino alla saturazione, a fare gonfiare un po' le armoniche. Posso andare proprio sul distorto più cattivo e fare questo. Sono abbassato troppo. Gonfiarlo anche nelle medie e farlo diventare un po' più scuro. Già questi sono al volo alcuni timbri, si sente, quindi dice cavolo, è proprio come avere un ampli. Stone Pump Brown, non so se loro si sono riferiti un po' al suono dei Fender, questa cosa del brown che possa richiamare al tweed, non ne ho idea. Però fatto sta che io sento questa vicinanza un po' alla suono dei Fender, calcolando che veramente ne metti due in pedalia, adesso ne metto due vicini, così, ecco che se me lo faccio così, qua, eccoci qua, rispetto allo zoom. Veramente siamo ai minimi storici come ingombri. Vi metto bene il pedale rispetto alla telecamera, che è questa posizione. Ok, ora
che cosa ho fatto? Ho voluto immaginare, per farvi sentire, un'altra applicazione. Non dicevamo, non posso andare a suonare solo con questo. Cosa succede con i pedali? Come vi ho detto, il motivo per il quale io ho avvicinato e poi ho preso questi due pedali era il pensiero di poter andare via con un mio setup che fosse semplice, molto affidabile e che non andasse a variare il suono. Lo stesso principio che io cercai quando chiesi a Brunetti di farmi l'overtone, quando avevamo i tour all'estero, dove trovavamo soltanto gli ampli e non si sapeva mai se sarebbe stato un Marshall, un Fender, quindi volevo un canale con me che mi desse la certezza di un suono. E quindi cosa ho pensato? Se mi prendo questi pedalini, dovesse succedere che io mi porto alcune cose, sono sicuro di quello che trovo. Quindi, che cosa vi sto per far sentire? Vado a prendere, adesso mi aiuto, allargo lo zoom di questo, ok, eccoci qua, e prendo la mia jam, ok? Eccola qua, ok? Siamo qui. Che cosa succede? Quindi io prenderò il segnale della mia chitarra, questa qui è la chitarra, e lo metto nell'input della jam. Questo, che è il send, lo prendo da qui, vado nell'input, questo diventa il send e questo diventa il retardo. Ok? Che cosa è successo? Succede che in questo modo io ho ingabbiato la mia pedaliera, una parte in front all'ampli, una parte in send e return, e dopodiché vado nel finale, proprio come se fosse un combo, questo, una testata, cioè metto i pedali di overdrive, di sintesi, compressore overdrive prima, poi nel send e return metto quelle unità di ritardo, chorus e delay, e poi torno nell'amplificatore e vado fuori. Ecco che quindi sono entrato, questi due sono in send e return, e torno fuori. Ora, che cosa succede? Sentiamo un po' di suoni. Questo è... Mi metto una... sotto, chiudo qui. Che in questo caso io con questo setup molto piccolo che io dovessi portarmi via, cavolo, io avrei praticamente tutto il mio suono qua, perché questo è il mio ampli. Voglio un suono più pop. Spegnere tutto. Invece con questo. Bene. Ora è questo che distorce. Distorce. Robusto. Ora mi prendo comunque il delay. Quindi questo è uno dei
La cosa che veramente mi ha stupito, come avete sentito, credo che il suono meriti, non, uno non si aspetta, sentendo questo suono, un bagaglino così. E quindi questo audio test, sono contento soprattutto perché è un prodotto italiano. Io credo che se questo fosse stato un prodotto americano avrebbe avuto tipo la copertina su Guitar Player, perché è una intuizione, una grande, insomma, una bella idea. Con il pedale viene dato un alimentatore a 24 volt, perché questo ha bisogno di 24 volt, perché ha bisogno di 3 ampere, quindi deve amplificare, quindi è come un amplificatore. E niente, i suoni sono veramente quelli che vi ho fatto sentire, ma così velocemente interessanti. Se uno attacca un humbucker, ovviamente la parte del preamplificatore arriva a saturazioni ancora superiori, e quindi vi invito anche ad andare a cercare altre cose sul web, visto che siamo già in rete se state guardando questo video. E quindi si chiama, ripeto, vediamo di andare vicino, così, Stomp Amp, tutta una parola, Brown, Officina Elettrica. Perché ve lo ripeto così lentamente? Perché è ovvio che se vi dicessi questo si chiama Marshall JCM sarebbe molto facile, e facile trovarlo, ci sarebbero i suggerimenti. Questo invece, essendo una cosa molto nuova, e bisogna digitarlo bene, perché non è che poi Google ti dà i suggerimenti, perché non è ancora così indicizzato in rete. Officina Elettrica Made in Italy, Stomp Pump, cercate di provarlo, anche perché merita. E teniamo alto il Made in Italy, ok? Ciao a tutti, ciao ciao!